La domenica di Pasqua è il giorno che ha fatto il Signore, è il grande giorno della nostra salvezza, è la festa più importante, è la madre di tutte le feste cristiane. Il Signore morto è risorto. E così nelle antiche raffigurazioni delle croci... Come possiamo vedere in questa riproduzione della croce di San Damiano, in cima è raffigurata la scena della risurrezione. La mano benedicente del Padre accoglie il figlio. Gli uomini lo hanno scartato, lo hanno rifiutato, gettato via, ma il Signore lo ha scelto, lo ha ritenuto la pietra d'angolo preziosa e fondamentale. E coi segni della passione reggendo la croce, circondato dagli angeli osannanti, il Cristo entra nella gloria di Dio. E così gli artisti medievali avevano la capacità di rappresentare insieme il mistero pasquale che non è solo morte non è solo risurrezione, è contemporaneamente morte e risurrezione. Così questo antico anonimo pittore ha raffigurato il Cristo morto, con il costato aperto da cui sgorga abbondante sangue, ma è vivente. Non è il Cristo sofferente e piagato, è il Cristo con gli occhi spalancati. È l'immagine della vita che ha donato se stessa fino a effondere tutto il sangue, ma potente nella esistenza, nella vitalità, circondata dalle persone che hanno voluto bene al Signore, la maestà di Dio, comprende morte e risurrezione. Ma il mistero avviene nelle profondità della terra. E la nostra arte occidentale non ha saputo raffigurare bene il mistero profondo. Invece le icone della tradizione bizantina ci aiutano meglio a comprendere l'evento straordinario, il mistero che si compie a Pasqua è quello che nel credo viene chiamato discesa agli inferi non all'inferno nel mondo infero cioè inferiore quello che nella tradizione biblica si chiamava lo sheol il mondo dei morti Cristo scende nelle profondità della terra per recuperare l'umanità in questa raffigurazione della discesa agli inferi vediamo al centro il Cristo vestito di bianco luminoso come il Cristo della trasfigurazione, è il Cristo della gloria, ma regge la croce, una croce scura, è il segno della sofferenza, della morte, è una realtà che resta proprio attraverso la sua passione egli ha potuto portare salvezza a tutte le persone morte prima di lui. Circondato da un cerchio di color verde azzurro richiama la profondità del mistero, l'assoluta trascendenza dell'evento che però riguarda concretamente l'umanità e se con una mano il Cristo tiene la croce, con la destra prende la mano di Adamo. Quel vecchio alla destra di Cristo, in primo piano, in basso, è proprio Adamo, vecchio perché è il primo, è il più vecchio di tutti gli uomini, è il disobbediente. È colui che rovinò l'amicizia con Dio. Ma non fu l'ultima parola. Il nuovo Adamo portò a compimento l'opera della salvezza. I sepolcri si aprono. Dall'altra parte, simmetrico ad Adamo, c'è la figura di Eva, l'antica madre. In loro due c'è l'intera umanità che esce fuori dai sepolcri. Il Cristo tiene i piedi sopra due porte che sono vistosamente scardinate. Sono le porte degli inferi, le porte che tenevano chiuso quel mondo sotterraneo e nessuno poteva uscire. Il Cristo ha infranto le sbarre, ha rotto i chiavistelli le serrature, tutte quelle realtà che si vedono disperse nel buio degli inferi sono l'immagine di ciò che blocca, opprime, impedisce la libertà. Il Cristo ha infranto le porte, ha rotto i chiavistelli, ha preso l'uomo per mano e lo tira su, lo riporta alla santità delle origini. Lo riporta nel giardino, proprio in quella relazione di amicizia che il Signore aveva progettato perché l'uomo la coltivasse e la custodisse. Altri personaggi la tradizione bizantina raffigura in questa icona. Dietro a Mosè vediamo due re, Davide e Salomone. l'antico e il giovane. Loro, antenati della monarchia, antenati di Cristo, sono bisognosi di salvezza. E dietro, caratterizzato dall'aureola, Giovanni Battista, morto poco tempo prima di Gesù, ma morto prima. E quindi anche lui nel mondo dei morti ha bisogno di essere liberato dal Cristo. La figura giovane alle spalle del Battista rappresenta Isaia, il grande profeta, mentre dall'altra parte, dietro a Eva, compare la figura di Mosè con le tavole della legge e vicino a lui, vestito da pastore, la prima vittima, Abele, ucciso dal fratello. E dietro figure di profeti, riconosciamo Geremia anziano con la barba lunga. Sono figure simboliche che vogliono rappresentare tutta l'umanità vissuta prima di Cristo. Hanno bisogno di essere salvati. La risurrezione di Gesù è la salvezza dell'umanità. L'icona si chiama Anastasis, è il nome della risurrezione. Stare su. Il Cristo risorto riporta su l'umanità decaduta. È la festa della nostra salvezza. E le letture, sempre uguali in ogni anno, ci propongono la visita al sepolcro vuoto, la scoperta di questa assenza del corpo, la bella notizia che il Signore è risorto. E gli Apostoli la annunciano. Commentando che questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore ci porti su, lasciamoci portare su, lasciamo che possa operare questa Anastasis con ciascuno di noi. Buona Pasqua a tutti.